Allora parliamo di smartwatch economici. Questo qua è un cinesino e si chiama HiFuri. Allora vi dico subito, esteticamente è carino. Io ne ho provati altri che veramente non si potevano nemmeno utilizzare. Questo rosa antico mi piace molto. Questo è il display che vedete, questo è il cavo di ricarica per la batteria interna, è un cavo comunque con degli inserti magnetici, manuale di istruzioni anche in italiano. Ma andiamo a vedere un pochettino l'orologio, il primo collegamento e poi vi dico due parole su come funziona perché ho avuto modo già di testarlo. Allora, iniziamo col dire che il prezzo è davvero economico. Io in questo caso l'avevo spento, basta premere il tastino laterale, vedete, vibra, si accende, dietro ci sono i sensori per quanto riguarda i battiti cardiaci e ho trovato una bella sorpresa. Per la prima volta un orologio molto economico è riuscito diciamo ad avvicinarsi ai miei battiti reali, che sono 44 battiti al minuto e sarebbero quelli di un fondista paralimpico. Allora, questo è l'orologio, cavetto di ricarica, vedete che si aggancia direttamente in questo modo qua, è molto semplice, guardate, la ghiera non si gira, ma non si gira in effetti perché serve solamente per premere. Abbiamo il touch che comunque funziona bene, la batteria ha una buona durata, orologio che è leggero, il display comunque non è grande, però è messo incastonato molto bene in questa cornice bombata nera. Però tutto sommato l'orologio, pur essendo economico, ha un bel grip. Il cinturino mi sembra un cinturino comunque di qualità un pochettino superiore. Vi devo dire la verità, sta molto bene, si sgancia in modo molto facile, vedete, c'ha direttamente le clip, sta molto bene sul braccio di una donna perché il colore rosa antico è davvero molto carino e funziona anche bene quando giriamo il polso e lo andiamo direttamente a guardare, si attiva ed è anche molto luminoso, i colori sono veramente molto molto belli. Allora, una cosa importante che dobbiamo fare subito è installare l'applicazione, in questo caso per Android, di l'applicazione Verifit Pro, lo andiamo ad installare direttamente sullo smartphone. Allora, prima di aprire la nostra applicazione, andiamo un attimo nel Bluetooth, andiamo a cercare il dispositivo chiamato ID205L, eccolo qua, lo vediamo, lo andiamo ad accoppiare, è stato accoppiato. Passiamo direttamente alla nostra applicazione, diamo tutte le autorizzazioni, poi dopo decidiamo se attivarle, disattivarle oppure Oppure no. no. Siamo nell'applicazione, utilizziamo ora. Aspettiamo che si collega il nostro telefono, eccolo qua, lo vedete? L'ho già individuato. Abbinare dispositivo, eccolo qua, lo vedete? È stato abbinato, in questo caso metteremo donna perché lo utilizzerà direttamente una donna in questo caso e poi metteremo tutti i nostri dati all'interno dell'applicazione, vedete? Quindi l'anno e poi andremo avanti così via. Andiamo avanti con le abitazioni, consentiamo l'accesso a tutto. Ecco qua, vedete, l'orologio è stato sincronizzato perfettamente con la nostra applicazione. Applicazione che comunque, se andiamo bene a vedere all'interno, non è proprio male. Allora, in questo caso, ecco qua, vedete tutte le voci che ci interessano. Noi non dobbiamo agire sull'orologio assolutamente, ma bensì dobbiamo agire direttamente su queste chiamate. In questo caso, notifica chiamate, in questo caso sono disabilitate, noi le andiamo tutte ad abilitate, consentiamo. Ovviamente l'utilizzo, l'orologio le invierà una notifica dopo 3 secondi, l'arrivo della chiamata, poi andremo a salvare in questo modo qua, vedete, ecco qua, ed è stato sincronizzato. Notifiche di sedentarietà, eventualmente ci dà una notifica se noi siamo troppo tempo seduti, notifiche sveglia, possiamo impostare una sveglia, abbiamo le notifiche, eccole qua, quelle che a noi in effetti interessano, abilitiamo le notifiche del cellulare direttamente per la Verifit Pro. Consentire notifiche. Allora, in questo caso ci interessano gli SMS, consentiamo WhatsApp, Messenger e anche in alcuni casi Facebook, qualora ci possa servire. Ovviamente non ci dimentichiamo di salvare perché poi va a sincronizzare il tutto. Andiamo a vedere un attimino se abbiamo anche sincronizzato le notifiche di chiamata, se ci sono, quindi non ci resta che poi utilizzare anche il rilevamento della frequenza cardiaca, che comunque mi sono trovato bene, e non ci resta poi che utilizzarlo. Ad esempio, c'è la schermata principale per quanto riguarda la grafica e dei dettagli per i passi che facciamo, il tipo di sport che possiamo utilizzare, ma in questo caso ci spostiamo direttamente sul nostro piccolo orologio, vi faccio vedere. Allora, guardate, in questo caso noi possiamo attivare il battito cardiaco, possiamo attivare lo spostamento dell'orologio per vedere, modalità notturna, e lo possiamo direttamente poi anche eventualmente bloccare. Andiamo a vedere anche i passi contati, vedete in questo caso abbiamo dei grafici e
e delle informazioni, ma se ci spostiamo ancora, qui ci sono, vedete, le notifiche di eventuali messaggi, ma se ci spostiamo ancora troviamo le modalità sport. Allora, jogging, camminata, bicicletta, piedi, montagna, tapirulana, biciclettica, yoga, insomma, sono gli sport un pochettino a corpo libero quelli più che vengono praticati. Una sola volta torniamo indietro, abbiamo anche l'opzione di rilassamento, sveglia, tasso cardiaco. E abbiamo anche le impostazioni per la musica, timer, ricordo il tipo di attività sportiva. Abbiamo le impostazioni, poi abbiamo anche l'oscuramento. Vedete, possiamo decidere anche se renderlo più scuro oppure medio. E poi abbiamo questo qui, vedete, possiamo cambiare anche display, ma sinceramente vi dico la verità, non sono un po' bruttini. Preferisco questo display qua che veramente si vede molto 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 bene. Torniamo indietro. E andiamo a vedere anche le altre opzioni. Impostazione, in questo caso vedete spegnimento. Se teniamo premuto molto, si resetterà l'orologio e quindi lo dovremo riorganizzare. Allora, ora vi faccio vedere un attimino la questione delle notifiche. Io ho attivato tutte le notifiche. In questo caso iniziamo subito a fare una telefonata direttamente al telefono con il quale stiamo facendo il test e vediamo se funziona il tutto. Allora, 3 secondi, 1, 2, 3, dovrebbe iniziare a comparire anche sull'orologio. Vedete, ecco la chiamata. Intanto vibra l'orologio. In questo caso non abbiamo risposto. Altra cosa, in questo caso manderò un messaggio WhatsApp direttamente su questo telefono. Ecco qua, vediamo se funziona. Vedete, i messaggi WhatsApp arrivano e possono essere visibili anche sul display. Vi dico una cosa, per quanto riguarda l'emoticon non si vedono sul display purtroppo, perché per una questione tecnica forse delegata all'app non riesce a trasmettere l'emoticon direttamente a video. Ma utilizziamo anche in questo momento Messenger. Allora ora mandiamo un messaggio di Messenger, vediamo un attimino se arriva. Eccolo qua, lo vedete? Come va oggi? Quindi in questo caso, se andremo a accendere il cellulare, vedremo che c'è un messaggio di Messenger. Eccolo qua, messaggio inviato da me e quindi funziona anche con i messaggi. Quindi, allora, io credo che sia comunque un orologio economico, però già se funzionano queste opzioni sono molto importanti perché ci consentono di poter leggere i messaggi, di essere avvisati durante un utilizzo. Vedete, in questo caso poi ricancelliamo direttamente in questo modo qua. Un orologio comunque economico che ha un bel display che si vede bene, lo potete vedere direttamente voi. È un design comunque carino. Sinceramente, io vi dico la verità: per il prezzo che costa, visto che funziona bene con l'applicazione, non mi ha dato assolutamente nessun tipo di problema. Battito cardiaco comunque abbastanza preciso. Io gli darei circa un 4 stelle circa, perché è un prodotto che comunque consiglierei per una donna, per una bambina, per una ragazza, ma anche per una persona anziana perché che non riesce bene a vedere l'orario. Questo qui potrebbe essere una bella soluzione. Vedete anche un bel rosa antico. A me sinceramente questo orologio è piaciuto. Vi devo dire la verità, perché funzionano le telefonate che arrivano. Se uno ha il telefono nella borsa ti vibra il braccio, quindi sai che comunque ti sta arrivando una chiamata, se arriva un messaggio lo vedi. L'unica cosa che nessuno attualmente, almeno anche quelli più importanti che ho io, le chiamate WhatsApp e le chiamate Messenger di solito non arrivano a video, quindi non abbiamo alcun tipo di segnalazione. Questo però dipende dall'applicazione che non riesce a trasmettere questo tipo di segnale. Allora, io ho terminato. Se avete domande, scrivetemi. L'orologio è gradevole, siamo abbondantemente sotto i 40 euro. Però ve lo dico in modo molto chiaro: se volete fare un regalo, è un'ottima scelta perché funziona, anche l'applicazione funziona, battiti cardiaci che comunque funzionano in modo molto vicino alla realtà. Sinceramente sono rimasto sorpreso, poi dipende da come lo posizioniamo, da come lo stringiamo sul braccio, però guardate, anche da lontano si vede veramente molto molto bene. Guardate, io ho terminato, vi saluto, se avete domande scrivetemi, ciao!